Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni bellunesi in America e non solo. In questa occasione torniamo in Argentina per raccontare la storia di migrazione di una famiglia di lunga tradizione di gelatieri bellunesi. In Argentina hanno una gelateria molto famosa che dal suo inizio negli anni 60 rimane fino ad oggi sinonimo di eccellenza bellunese. In questa occasione, oggi, ci racconta la sua storia di migrazione una famiglia molto speciale, fortemente legata al gelato bellunese in Argentina. Loro sono Federico e sua figlia Sandra Bortolot, responsabili dell'importante gelateria Il Piave a Buenos Aires. Come state? Bene, benissimo. Ciao, benissimo, Cristina, bene. Ecco, stupendo, grazie mille ragazzi. Allora, e voi siete una famiglia bellunese qui in Argentina. Raccontate qualcosa su di voi, potete presentarvi? Beh, io sono Bortolot Federico e faccio fatica. Tranquillo, che qua siamo tra amici, non ti preoccupare. Siete a Buenos Aires adesso, vero? Siamo a Bernal, vicino a Quilmes. Periferia di Buenos Aires. Stupendo. Potete raccontarci adesso come è iniziata la vostra storia di migrazione? Dove sono partiti i vostri antenati? Noi siamo partiti da Capua, provincia di Caserta. Mio padre era zoppicatore. Oh, guarda. E conobbe a mia madre a Fano, provincia di Pesaro, le Marche. Mm-hmm. Lì sono nato io. Sono marchigiano con mia madre. Ah, guarda, ma bellunese di padre. I nostri origini sono di Belluno. Mio padre era zoppicatore. Mm-hmm. I miei fratelli sono nati, sono terroni, sono nati da giù. Insomma, lui vendeva gelato con il carrettino a Fano, dicono via mia madre, e poi pian pianino ha messo su la sua piccola gelateria a Capua, dove sono nati anche i miei fratelli, Tino, Anna e Nello. Con la guerra hanno preso su tutto. C'era un nostro zio qui a Mar del Plata nel 48, ci fece l'atto di chiamata e abbiamo emigrato qui in Argentina, direttamente a Mar del Plata, con 105 lire. Wow! E come mai avevate deciso di emigrare? Poi in Argentina? Perché c'era un zio in Argentina, fratello di mia madre, zio Achille, che ci fece l'atto di chiamata. Ci ha convinto qua e là, eravamo distrutti a Capua, perso su tutto, allora con quei quattro soldi, anzi anche con i debiti aveva mio padre. E siamo arrivati, come ti dicevo prima, con 105 lire e 6 in una stanza di Mar del Plata, 8 anni siamo stati. Mio padre ha venduto con altri due paesani di Zoppè, il Romanetto Simonetti, papà del sindaco di Zoppè oggi. Guarda! E poi c'era anche un Tone, il Tone Pampanin, quella volta. E loro sono rimasti pochi, un anno e mezzo, con i gelati non si poteva fare niente, il carrettino, il clima di Mar del Plata era molto freddo, poi c'era una ditta fortissima con dei carrettini, la Ponia, famosa in Argentina, che usciva fuori il fumo, non si capiva niente cos'era questo fumo nel 48-49, era il ghiaccio secco, invece noi ancora l'antica, wow, il ghiaccio con il sale, era due o tre carrettini, questi qua erano 50. E allora siamo andati falliti. Allora Simonetti, Romanetto e questo signor, il Tone, che pochi mesi fa ho conosciuto la sua figlia, vecchia come me anche lei quasi, al zoppicatore. Non sei vecchio, dai. L'anno scorso, guarda un po'. Che roba, oh. Si è fatta conoscere lei. Guarda.
E beh, quei 7-8 anni che siamo stati lì a Mar del Plata, abbiamo fatto tutti i mestieri, però mio padre aveva in testa la gelateria, finché siamo venuti qui a Wilde, provincia fuori Buenos Aires, e abbiamo messo questa piccola gelateria piano, dopo 8 anni. Guarda! E beh, subito è stato un esito, vero? Sì, un successo. Pochi giorni, con una giornata di lavoro, un successo, bravo, quella è la parola giusta. In una sola giornata si pagava l'affitto. E allora mio padre disse, guarda che adesso sì che abbiamo trovato l'America, dopo 8 anni. Guarda! Io intanto ho lavorato in un paese di idraulico, ho studiato in una scuola, qui la chiamano la scuola industriale, in Italia come si chiama? La industriale? Tecnica. Sì. Potrebbe sì, sì. Ho imparato il mestiere, ho preso anche il titolo di costruttore nazionale di obra sanitaria, dicono qui in Argentina. Ecco, sì, sì. Però appena 7, 8, 10 anni o un po' di più forse, all'estate con mio padre, l'inverno tornavo in cantiere. Finché nel 60 abbiamo messo, 61, abbiamo messo su un'altra gelateria a Quilmes, e già il successo è stato grosso, bello, si lavorava. Con il nostro nome, il Piave, un omaggio ai bellunesi. Come mai è nato il nome il Piave? Lo ha scelto tuo padre? Beh, mio padre ce la teneva, sappiamo della prima guerra, queste storie. Zoppé si trova a una 30 chilometri da Belluno, su per giù. Allora si cercava un nome o questo o l'altro, e tac, si è attaccato subito il Piave. Abbiamo scelto il Piave e contentissimi. Cresciuto con gli anni, abbiamo messo. È un successo, è stato un bel successo con gli anni. Insomma, dopo mio padre ha fatto un viaggio in Italia e lui diceva, forse sono delle parole che non dovrei dire, dice in Africa non voglio morire. È andato a morire suo paese, è andato a finire. È tornato. Il destino ha voluto così. Sei tornato anche, hai mai potuto visitare tu, il suo paese? Tu hai visitato il paese di tuo padre? Anche tu, Sandra, com'è stata quella esperienza? Raccontatemi un po' l'emozione, com'è stata? Beh, l'esperienza mia, sono ritornato con mia povera madre e mio fratello Nello nel 62 per prima volta, con la nave ancora una volta, abbiamo attraversato l'oceano nel 62. E beh, ritornare, io mi ricordavo della nonna Anna, l'emozione. Scusa, tranquillo, no, dai, per favore. E non è facile. No. La vecchiaia, caro mio. Non sei vecchio, allora, sei emozionato, Federico. Ho fatto la Abbiamo preso un Fiat 1100 nel 62 con Nello e mia madre. Siamo ritornati a Zoppé, una stradina stretta, una finfa, appena sapevo guidare io e mai guidato in montagna. E, beh, quando sono arrivato, mia madre, c'ho paura, attenti i burroni, fermate. Beh, povera mamma. Si è scesa e qua è cercato il nonno, è morto qua in un burò, il nostro nonno Celeste lavorava in cantiere, raccontava la storia mentre io guidavo, avevo una fifa della Madonna. E allora sono arrivato da solo, mia madre è rimasta a piedi con Nello e non mi sono più fermato della fifa che avevo, tutti quei tornichetti su e su e su.
E quando sono arrivato in un piazzale piccolo, piazzale che è la sua Zoppè, c'erano un paio di vecchi che mi guardavano e mi dissero: tu sei dei Bari. Ora, hai capito? Dei Bari, perché noi i Bortolot siamo i Bortolot dei Bari. Ah, quella tribù si dei vede Bari, che mi hanno riconosciuto subito. Oh, guarda, che speciale! Ma ora un po' da conoscermi, vero? Tu sei il fiol di chi sei? Del popo, che mio padre chiamavano il popo. Hai capito? Sì. E così come... pian pianino, a piedi, sono arrivato tu, mia madre, tutto. Beh, dopo ho cominciato con i giorni a prendere il coraggio, da su e giù, ma mi sentivo, anche mio fratello Nello. Così è stato il primo viaggio che mi hanno fatto in Italia. Wow. Poi siamo stati a Fano, dove è nata anche io a Fano non ho vissuto niente, ho vissuto la mia infanzia a Capua, vicino Caserta, lì c'aveva la gelateria mio padre, ti dicevo, Casa del Gelo si chiamava. Ah, guarda. I miei fratelli sono nati lì, Capua. Quando si andava su ci chiamavano Terroni. A noi, i nostri cugini e i Terroni scherzavano, no? Ah, sì, tranquillo. Oggi mi chiamano l'argentino. Io fin di cosa sono diventato adesso. Qua mi chiamano il Tano, là mi chiamano l'argentino. Però, guarda. E poi mi comprendi? Sì, certo. E quando sei arrivato qui, no? E con quella tua migrazione, perché tu sei un migrante, tu eri italiano, adesso sei il Tano per noi in Argentina, per chi non conosce ci sta sentendo su Radio ABM Voce della Dolomiti, qua si dice agli italiani Tano. E come è stata voi già sapevate qualcosa? Come sì? Dimmi. Scusa, Sì. In quegli anni, i primi anni ci chiamavano Gringo in Mar del Plata. Anche sì. Gringo. A tutti gli stranieri di quella parte si diceva Gringo. Tano. Invece mi ha trattato gringo morto di fame delle volte. volte. No, quello no. Ma sai che con tanto di lavoro, di sacrificio come tuo padre che ha aperto questa gelateria, anche tu col tuo lavoro, che adesso vedo che tua figlia ti accompagna, anche siete riusciti a poter avere quella storia di immigrazione di successo anche. Sì, dimmi Federico. Beh, allora abbiamo aperto una nuova gelateria, come ti dicevo, nel 61 a Quilmes, è stato un altro boom. Poi nel 67 per Azzateghi, poi Avellaneda 78, l'anno del mondiale. Wow! Poi Barracca nel 1995, poi in Palermo, che ne so, dappertutto. Sono andato anche a Miami a fare di gelato, abbiamo messo una serie con dei soci, anche l'isola di Canaria, a Tenerife. Wow. Ho goduto, ho guadagnato fuori niente, schiavi niente. Però all'estero. Hai portato quell'orgoglio bellunese del gelato che ti ha ereditato tuo padre da tutte le parti del mondo praticamente. Bravo! Sì, a Miami e Tenerife, lì alla Canarias. Ho goduto. Anche i miei nipoti, i fratelli del poverottino, c'è l'Angelino, loro sono l'Angelino, Fabiana e Marina. Anche loro, dopo hanno continuato con le sue gelaterie per conto suo a Quilmes, San Bernardo. La costa della... Brava Sandra, perché ci sta sentendo in Argentina, la costa atlantica, dove si va in vacanza, spiato, bene. Dove l'altra? Pinamar, Cariló. Anche il mare. E anche Marbella. Angelino ha messo, sarà una quindicina, bella gelateria Marbella, in Spagna. Allora il piave
ha preso un bel sviluppo, dai. Eh sì, quel nome, dai. Orgoglio e talento bellunese. Anche volevo chiedere a voi, Sandra, se certamente siamo sì. Come? Sì, sì, dimmi. No. Ah, questa sì, parte se no. No, volevo chiedervi, Sandra e Federico, anche voi cosa provate, che emozione avete dentro al poter continuare con quella tradizione di gelatieri bellunesi qui in Argentina? Cosa sentite? Gioia, orgoglio? Non so, ditemi voi. No, tante soddisfazioni, tantissime, anche se sono arrivato ad essere presidente ricordo la data su per giù, 2006-2004, dei gelatieri in Argentina, a Fadia. Sì, sì, d'accordo. Poi siamo stati invitati a Rimini, nel 2006 a Rimini, il campionato del mondo che si fa ogni due anni sull'Adriatico. Della Coppa del Gelato, se non c'erano sbaglio. Tutti i miei parenti. Della Coppa del Gelato, Non ho capito. Quello di Rimini. Sì. Sandra mi ha capito, Ho avuto una bella soddisfazione perché lo speaker sapeva il mio cognome, sapeva che venivo dall'Argentina, no? Allora disse, sono entrato per prima perché ordine alfabetico con la bandiera argentina, il capitano della squadra argentina, l'italiano, ha fatto un po' una tavolonata. È stato un momento molto, molto emozionante. Siamo andati sul podio, terzo posto. Wow! Per la soddisfazione. C'erano tutti i nostri cugini, Fausto, Roberto, Efren, Flaviano, sono sei fratelli maschi loro. Anche loro sono cinque gelatieri, alcuni oramai sono quasi ritirati, no? E siamo sempre in contatto con loro, con Fausto, sì, anche suo bravissimo figlio, che Fausto, è presidente certamente della magnifica comunità. Lì in Germania, no? I suoi figli, il Dario e Stefano. Poi c'è l'altro figlio, se tu lo saprai, Renzo, che è il presidente della Magnifica di Pieve di Cadore. Anche loro hanno fatto le cose per bene, ben voluti. E anche quest'anno scorso sono stato in Italia a fare una passeggiata, si sa sempre da loro, se ci siamo. E poi sono ritornato in Italia per seconda volta in un anno. Invitato a Longarone insieme a un altro gelatiere italiano, Alessandro Tedeschi, e siamo stati invitati a novembre, adesso è un anno che siamo stati lì alla fiera di Longarone. L'altra volta ci siamo trovati, sono stato un bel pezzo lì. Alla fiera del gelato, di Longarone, no? Dell'anno scorso, con l'acqua. Sì, okay. Sì. Wow. Il 60° anno, no? Ben detto così. Un bel invito, soddisfazione. Eravamo due veci, Sandro Tedeschi e Federico Portalotto. Non siete veci, dai. Classe, no. Nell'Italia, come i signori. Ma guarda! Insomma, è stata un'altra bella soddisfazione. Bella. Ecco. Insomma, abbiamo un bel rapporto con i cugini, no? Sono proprio bravi. Ecco. E voi, Sandra, Federico, cosa no? Posso dire? Ah, sì, dimmi, tranquillo. Dimmi. No, non so, ricordare un'altra cosa. Non ricordate, Sandra. Parliamo quasi tutti i giorni con il WhatsApp. Un gruppo della famiglia. Wow, che stupendo! Italia e Argentina. Il gruppo dei Bortolotti. Allora, scherzi, una figura. Si chiama Cadore e il Piave. Così si chiama il gruppo, Zoppedicadore e il Piave. E parliamo tutti.
le fotografie di qua, di là. Con lo stemma della famiglia. Topè, vero? Wow, stupendo, no, ma che originale. Siamo molti, siamo tanti, forza dei Hopi. Siamo grati a loro, loro con noi. È bello, sinceramente quella unità di famiglia, quella anche, se mi permettete, bellunessità, quella grinta bellunesse che possiamo vedere che voi come famiglia avete, no? Voi potete dire che trovate qualche aspetto bellunesse qui in Argentina, nella cultura, e voi come famiglia cercate, al di là del gelato, di portare avanti qualche tradizione bellunesse? Non so, penso a una ricetta o magari un gusto di gelato o una canzone, qualsiasi cosa in famiglia, qualche tradizione propriamente bellunese. Per esempio, sì, scusa, per esempio, questi mesi, l'anno scorso che ero in giro con il Fausto e la sua moglie Rita, che lavora, cara mia, guapa, è proprio guapa, eh. Metti su che era guapa, brava. La Madonna, che brava, oh. Il Fausto in casa sua c'ha una piccola macchina da far gelato e c'ha una delle sorbettieri. Siamo andati lì a piazza Tiziano, credo che sia, dove è il monumento nel Pieve di Cadore, e fece il gelato che si chiamava Rosso Tiziano. Porca miseria, era proprio buono. Però se io faccio Rosso Tiziano qui in Buenos Aires, chiedo, e metti rosso Ferrari, ma no, Ferrari si ferri. Allora sti giorni, guardamente ero qui facendo il riposo per questa brutta bestia che abbiamo in questo mondo, ho avuto una forte idea, rosso di sera. Allora in questi giorni faremo un nuovo gusto di gelato che si chiamerà Rosso di Sera. Buon tempo si spera, buon Rosso gelato Ferrari si spera. Non mi sembra. Ma che bravi! Capito? Sì. Quindi abbiamo la primizia mondiale di il nuovo gusto di gelato del Piave, Rosso di Sera. Ma guarda, ma che stupenda sorpresa! Sì. Che sapore avrà? Fausto, che lo sappia. Lui ha messo rosso, scusa, lui aveva messo Rosso Tiziano, un famoso rosso. Sì, come anche un po' i miei capelli. Pittore, vero? Non so se si vedono bene. Allora, adesso, pochi giorni fa, il Rosso di Siena. Guarda! Sì. Vabbè, cose che uno... Abbiamo sempre la voglia di fare qualcosa di nuovo, benché ci sono gli anni, tanti ormai, e ho voglia di lavorare ancora, provo da matti. Complimenti, no, non è roba da matti, sei bravo, quello è. È quella forza bellunese. È la razza buona, io credo. Sì. E quale gusto avrà, se potete dirci qualcosa, no? Siamo tutti somari del lavoro, Sì. Sono stato più di un mese in casa, dovevo andare in Germania con lui e non ho potuto, non ce la facevo, sono ritornato sano e salvo, però ho capito, ho visto tutti questi bellunesi gelatai che sono in giro per questi paesetti nel Cadore, e tutti, anzi il capo di governo, no, il signor Oscar de Bona, disse una volta, l'ho conosciuto, bravo. Parecchie volte l'ho visto, anche a Mendoza, sì, siamo visti parecchie volte. Assi gelatini, cadorini, bellunesi nel mondo, che hanno dato un gran sviluppo alla regione di Belluno. Parole più o meno così, vero? Disse Oscar de Bona. E voglio raccontarti un'aneddota. Nel 62, adesso mi è fuori delle cose, ho visto in montagna una macchinetta piccola di quell'epoca, il 62, con la targa argentina. Marca, ci siamo fermati e gli ho detto buon dia. E chi era? Era il signor Sopelsa, Ferruccio Sopelsa, guarda che bella memoria.
capito? Di Mendoza, in una stradina che andava su sulle montagne, ho visto una piccola macchina argentina, con la targa dell'Argentina, Mendoza, e ci siamo fermati con mio fratello Nello, no? Chi sarà? Anno 62, vero? E ci siamo scesi, chi era? Il signor Ferruccio Sopelsa, che lui con la cinepresa prendeva tutti i paesaggi, no? Allora abbiamo parlato un po', guarda, abbiamo promesso di andare a trovarlo a Mendoza e siamo ritornati a Mendoza con un zio nostro, il zio Pin, Pellegrino Pin, era lui, il fratello mio padre. Mendoza è stato contentissimo, preso come scusa, sul Cristo con la macchina, la sul Cristo a più di 4.000 metri lui ci ha spiegato cosa fare così con là, perché delle volte le macchine non tutte arrivano per la mancanza dell'ossigeno, ce l'abbiamo fatta con il PIN, lui che io mio zio è rimasto meravigliato, perché era proprio montanaro, scalava sempre il pelmo, lui era molto bravo. Ecco, uno dei scalatori più forti di Sopera. Buono, mia madre deve tu sei il pelmo o la Tantelao. Molto bene, ecco, stupendo. Parlando di rosso, non so se potete dirci gli ingredienti, o quale sarà l'ingrediente principale, quale sarà il sapore del vostro futuro nuovo gusto di gelato rosso di sera. Non so se lo volete raccontare o come sarà, perché anche mi piace, perché ha un nome che dà un po' di speranza, no? Vuoi che ti dica la verità? Del rosso di sera, questo nome con speranza, così di che un bel tempo verrà. Rosso di sera. Ecco, sì, Sandra, brava. In poche parole, super giù sarà come una zuppa inglese, no? Ma vogliamo, lascialo così, così ci sarà una sorpresa, un mistero. E perché dobbiamo andare anche a lui sempre gli piace prima il nome. Sempre gli piace il nome e dopo il gusto. Il gusto. Ti ispira. Wow, ma bravissimo. Per esempio, io ti racconto una Dai, sì. Nel nome. Sì, tanti anni fa, in Avellaneda, ascolta, Sì, sì. Questa è stata un'aneddota bellissima. Ero al banco, facevo il gelato, no? E una signora, ho capito che l'accento non era argentina. Dopo ho saputo che era cilena, c'era un accento diverso, vero? Uh-huh. E mi chiede manjar blanco. Caspita, che bel nome, ho detto io. E allora, ma cos'è? Lei non è di qua. No, sono in cilena. Ah, brava. E cos'è il manjar blanco nel Cile? È il dulce de leche di ustedes, mi dice. Il dolce di latte. Allora ho tirato fuori. E lo chiamano manjar blanco. E io ho fatto un nuovo gusto. E ho fatto le palline bianco, cioccolato bianco, il dulce de leche. Una panna montata buonissima, è venuto fuori buonissimo, è stato un gran successo. Devo andare a mangiare, fantastico, cliente, anche il rosso di sera. Capito? Stupendo. Prima di tutto il nome, ho capito, con gli anni. Un bel nome che ti... Sì. E poi bisogna fare le cose per bene, come si dice. Certamente. Come si deve, no? Anche tu, vedo che c'è l'ispirazione con il nome e poi viene fuori un prodotto di eccellenza. Ma mi piace quel rosso di sera, perché penso che in questi momenti così difficili che stiamo vivendo dà un po' di speranza, perché la gente da sola dice buon tempo si spera, no? Come dice il detto. Quindi complimenti, Federico, per la tua ispirazione. Bravo, grazie. Ecco, già, cari amici, non so, Sandra, cosa dirti ancora. No, tranquillo, se c'è qualcosa mi dici, sì, no? Già, verso la fine, vorrei chiedervi se potete inviare un saluto per tutti i bellunesi nel mondo. Anche tu, Sandra, certamente.
Io... Sì. Dai, dai, te. No, orgogliosa di questa famiglia e de mis raíces, no? Ecco, stupenda. E anche del mestiere che la famiglia, sì, sì. Lei è la quinta generazione, credo, o la sesta. Non so. Sì, perché anche il nostro nonno Celeste vendeva il gelato con il carrettino in Austria. Wow! Il nonno Celeste. Tutta una famiglia di gelatieri. Fausto. Ecco, siete una dinastia di gelato. Quasi tutto il Cadore, i bellunesi, quasi tutti i bellunesi per la regione d'Italia. Un anno mi dice Fausto, lui è stato in Germania e mi dice che c'erano 5.000 gelaterie italiane in Germania. Lo disse lui, il Fausto. E quando mi trovavo lì, un'altra cosetta, quando mi trovavo l'anno scorso in novembre lì a Longarone, il signor Zaia disse... Luca Zaia? Dove c'è Fausto c'è gelato. Ah. Lui è il presidente della... Sì, però, per quello chiedevo se per caso era un altro Zaia. Ma però, guarda, il presidente della regione, ma bello, che onore. Dove Fausto c'è gelato. Feci un discorso, però quando ho visto al Fausto, Gino disse così. Bella, bella, è stata una bella ma stupendo battuta. Eh sì, vedo che ci sono tante altre storie che possiamo raccontare magari in un'altra intervista. Ecco, stupendo. Beh, sì, sì. Forse mi dimentico. No, tranquillo. Mi sento troppo. Adesso vi salutiamo e vi lasciamo per un'altra intervista. Dai Federico, dai Sandra. Ecco, no, bene. Grazie. Saluti. Grazie. Ecco, ciao. E anche a voi. Vai, sono d'Italia. Ecco, sì, a tutti in Italia e a tutti i bellunesi nel mondo. Vi invio un forte abbraccio anche da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci, amici, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Cortelluccio per la musica e il montaggio.